Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento giornaliero dedicato al multiplayer con i follower del canale. E allora approfitto per ringraziare come sempre tutti quanti voi che siete accorsi subito in partita e ovviamente a tutti voi che avete iniziato a seguire il canale. Allora oggi continuiamo ovviamente i lavori che stiamo facendo sull'altra, sempre su questa mappa qua, ma sulla posizione della vecchia farm. Allora, ecco qua. Allora, mi sembra, se non ricordo male, l'ho lasciato. Assicuriamoci prima di non aver lasciato Buffett di Ghisa qua. Allora, se non ricordo male, questa parte qui era stata completata. Andiamo, visto che mi trovo, vado anche a completare il lavoro qua. Sì, ancora un po' di volta fine qua. Completiamo il lavoro per bene qua, ovviamente. E perché non passa? Completiamo il lavoro. Raccogliamo il fieno, perché non so quanto fieno ci voglia per mantenere la nostra mucca qua. Poi anche in questa serie qui ovviamente cresce la bocca, così iniziamo a produrre un po' di latte per poi, quindi andiamo avanti, anzi iniziamo con le produzioni qua su questa mappa qua. Ok, porta pieno, sta ancora là. Perfetto. Ci facciamo l'ultimo pezzettino del campo e poi iniziamo. Anzi, questo qua si lo lascio vicino alla piazzola, poi c'è là. Sistemiamo il mezzo, lo leviamo. Come sempre approfitto per ringraziare tutti quanti voi, perché
Questa serie dedicata ai fratelli Capone. Ecco, adesso sono apparse le icone. Sta andando molto bene e sta diventando anche una serie molto seguita, quindi il merito è anche vostro, ovviamente, se questa serie riscuote tanto successo, ovviamente, per chi fosse interessato a utilizzare un software per fare le live, io vi consiglio Gamecaster, perché è semplice, molto intuitivo e poi ovviamente è il migliore. E ovviamente, se vi va, andate pure a guardare il secondo video tutorial che ho creato, è uscito proprio ieri in serata, e quindi vi spiega passo passo come si utilizza Gamecaster. Ed è il primo tutorial italiano in italiano per quel che riguarda Gamecaster. Perché vi consiglio Gamecaster? Allora, per diversi motivi. Tanto perché è semplice da utilizzare, semplice da preparare, da settare, non richiede assolutissimamente una conoscenza dell'ambito informatico, e avete l'assistenza, ovviamente, sul server Discord, e quindi non dovete sbattere con la testa per cercare di contattare, diciamo così, tramite email o altro, l'assistenza di altri software. Ovviamente questo è gratuito, per cui questo è un altro favore, un altro punto a suo favore, ovviamente, ma ovviamente sempre il mio punto di vista. E poi soprattutto perché tutti i file che vengono caricati non hanno bisogno di essere lasciati sull'hard disk del computer, infatti vengono caricati in cloud. Quindi che cosa significa? Significa che il software vi caricherà tutti i file delle scene automaticamente, poi non dovrete fare altro che accedere, accendere il vostro, aprire il vostro browser, cioè il vostro Gamecaster, e poi collegarvi a internet. Quindi questo è quanto. Ovviamente è tutto spiegato nei dettagli. I dettagli li trovate nel primo video. Vabbè, detto questo, andiamo avanti. Allora, qua mi sembra di aver ranghinato tutto, voltafinato tutto, ok. Un capparocero. Sì, credo di sì. Sì, ok. Allora, questo lo ripieghiamo un attimo. Come sempre vi ricordo che questa partita è aperta a tutti i follower del canale, e oggi siamo in modalità PC. E poi ovviamente non perdetevi l'appuntamento, il super appuntamento del fine settimana sulla Zappaland, la mitica mappa creata dall'amico La Zappa Storta. Una farm di lusso, ragazzi, qualcosa di incredibile. Allora, boh, iniziamo a sistemare un po' l'attrezzatura qua, voltafieno, mettiamo qua. Voilà.
così potremo poi avviare anche la nostra stalletta, anche se comunque c'è ancora da far fermentare l'insilato qua, perché vi faccio vedere, siamo a balle di insilato freschi freschi, siamo a 50%, quindi qua ci vuole almeno un bel po' di tempo. Nel frattempo però noi ci andiamo a creare il fieno. E quello è una cosa che ovviamente ci tornerà utile. E adesso apriamo le andane di fieno. E quindi, se volete un software per creare, per fare la live streaming leggero e anche affidabile, vi consiglio Gamecaster. Una cosa che poi mi sono dimenticato di dire durante il primo video tutorial è che ovviamente c'è una funzione automatica che vi metterà in registrazione il filmato nel momento in cui vi andate in live. Ciò cosa significa? Che nel momento in cui si dovesse disconnettere internet o ci fosse un problema sui server di Twitch piuttosto che di YouTube, Facebook, eccetera, eccetera, voi avrete la possibilità di caricare il video integrato. Ovviamente questo non vi comporterà e non comporterà alcun sfruttamento, diciamo così, della potenza del vostro sistema. Ciò significa che vi ritroverete una registrazione del video senza interruzioni. E quindi questo è un altro punto a favore. E poi ovviamente vi verrà spiegato il tutto nei prossimi tutorial che usciranno. E ovviamente vi invito ad iscrivervi nel mio canale YouTube, ovviamente per restare informati e ovviamente per dare una mano a far crescere il canale, e poi ovviamente per far sì che, insomma, possiate anche voi usufruire della tecnologia di Gamecaster in maniera gratuita, ovviamente anche senza trovare grosse difficoltà, ecco, nell'utilizzo del programma. Chissà se ce la fa in mezzo, dai, questo è grande, c'è lui, ma voglio, e se ce la fa, dovrebbe farcela. Abbiamo utilizzato il voltafieno, quindi significa che
che avremo tanto filo, perché al momento, siccome non so quanto consumerà la stalla automatizzata dei materiali inseriti in un anno, ed ecco che, diciamo così, andremo a fare una scorta, una big scorta, una big, non so se in inglese si possa dire quella parola, che è un po' come la parola, come si chiamava, una famosissima Ford. Ecco, se è così, tutto a posto, voglio. Quindi l'appuntamento con la Zappaland è per domenica mattina, con il nostro appuntamento del fine settimana, Caffè in Farm, sulla mitica mappa Zappaland. Oh yes, oh yes. Un altro progetto che vorrei fare, ovviamente, è quello di acquistare un altro campetto, possibilmente il 4, perché ha una piccola area verde sulla quale vorrei costruire, o potrei costruire, delle industrie, delle produzioni, però per il momento bisogna ancora avviare la stallation. Ui, Ita, scusami, buongiorno. Azza, mo t'ho visto, ma stavo così preso. Come stai? Ah, ottimo! Fammi sapere come hai fatto. Ma scrivi le parole normale, non ti preoccupare. Puoi scrivere, l'importante è che hai risolto il problema, che è un po'. Nemmeno io sono riuscito a capire. E dimmi un po' com'è risolto, almeno se dovesse capitare anche a me, almeno. Seguendo il metodo ITA 2165 lo riesco a risolvere. E vai con l'infienagione o infienatura. Alla fine poi ti ho rifatto il ritaglio qua su questo campo qua. Infatti l'ultima parte che ieri avevo lasciato, l'isoletta là in mezzo di erbetta, alla fine poi l'ho raccolta. È uscito un bel po' di fine. Yes, oh yes. Esce un barutto. Anzi, esce un bars. Il è disparu. Ita 21 65. 65.
Poi qua mi sa che dovremmo acquistare più avanti un bel ranghinatore, un bello grandicello. Così andremo a fare anche dei lavori in un minor tempo. Così è. Ecco qua. Ora ci andiamo a ranghinare tutto il campo. Questo qua, granto, granto. Il campo granto. Male, proviamo a imitare il mitico Aleasso Allegragia, yeah yeah, che li porta le lives in prima persona. Devo vedere se riesco a ranghinare il fieno su quella crostone là, su quella pendenza. Devo mettermi più a centro qua, così lo raccoglie, ma lo sposto. Andiamo. Ecco qua, dovrebbe in teoria con l'imballatrice. Ah, è qua. L'imballatrice in teoria dovrebbe riuscire a raccogliere un po'. Qui sono uscito. Ok. Thank you.
Questa è quella famosa parete dove ho avuto difficoltà. Sì, batti qua. Di volta piena. Sì, qua e qua. E qui. Vieno qui. Qui là, carissimo. Aia, buongiorno. Come stai? Ho visto che prima stavi, eri in live. Con da donna un colpetto d'occhio. E ho visto che stimi vives. Se vuoi, puoi venire anche su Discord, no, se mi vuoi venire a dare una mano. Ah, vabbè, non ti preoccupare. No, farming è abbastanza. Poi man mano che vai avanti ti renderai conto che è bello complicatuccio. Se vuoi puoi venire anche su Discord, eh. Su biscotto. Ok, vai tranquillo, quando c'è tempo. Passa, dove ho qua. Allora, mi è rimasta sta chiazzata dietro. Vorrei recuperarla. Willa, buongiorno. Aspetta che tolgo l'audio nel tuo video, perché sennò ti sento zitto. Se mi senti triplo a me, No, prenderò male. ti sento bene, ti sento, Ok, adesso ti sento benissimo. è altissimo livello. Buongiorno, Ciao carissimo. ragazzuolo, ciao a tutti. Stamattina mi sto portando avanti il lavoro che ho iniziato ieri, che vorrei cercare di mettere in funzione pure quest'altra farm qua. Cioè E anche io quest'altra. stamattina sono a Camden. La stalla, infatti ieri ho tagliato, ho voltato finata e ho detto stamattina, visto che mi trovo, mo mi porto avanti la mission, anche perché comunque vorrei inaugurare una stalletta. Io ieri ho provato a fare multi, ma non è passato nessuno perché ieri sera sono partito alle 8 e avevo una concorrenza spietata. Da Nick a c'era, come si chiama, Robbie Mel, I c'era big, insomma, i ecco. Big, io sono rimasto un sasso. Ma infatti io dovresti, ho detto, dovresti provare a cercare di creare proprio un evento, come faccio per esempio normalmente durante la settimana c'è l'evento quello, diciamo così, normale tra virgolette, e poi la domenica per esempio Porto Zappaland, dove la maggior parte delle persone la domenica mattino, nel primo pomeriggio sono libere, quindi magari sono più propense a. Adesso devo Quindi vedere. perciò ti consiglio di programmare, di non improvvisare, perché Sì, io vado altrimenti sempre a occhio. anche l'orario. Cerca più o meno di prefissarti un orario e poi dopo, anche se come ho fatto io per esempio ieri, range non l'ho portato, però mi sono portato avanti il tutorial su come si Sì, ho utilizza visto. Killcaster Ho visto. e ne ho preparati due Li fai tutti uscire nei prossimi giorni. sì, uno già uscito, l'altro lo dovrei far uscire penso venerdì, credo. Bravo, bravo, bravo. Già ce l'ho È tutto molto utile preparato. quello. Oh, ma Sì. più che altro perché ho notato che non tutti i tutorial tra virgolette entrano nello specifico, sono più generici, generale, no? Che ti
ti fanno vedere due funzioni, però non è che ti spiegano. Eh sì, ma poi tu poi la metti dentro tutto in una playlist e chi vuole come può cominciare da capo. Esatto, infatti per esempio, vederlo dall'inizio. Nel non so se l'ho detto nel secondo o probabilmente l'ho registrata nel terzo video, comunque l'ho detto chiaramente, ho detto che se qualcuno eventualmente si è perso un passaggio può sempre accedere alla playlist e quindi poi si può andare a rivedere tutti i passaggi che ho fatto. Ora ho messo la replica. Sono andato a. Ho visto. Sono andato su Streamlab a mettere il messaggio, così se uno scrive gli appare che c'era la replica. Esatto, il bot, sì. Il bot ho messo. Cioè, quando faccio partire le repliche metto il bot, quando non ci sono le repliche lo tolgo. Mi devo ricordare però. ma tu lascialo sempre acceso. Dici? Nel dubbio. Pure io lo lascio sempre acceso. Infatti se c'è fatto caso. Ma io ho scritto questa è una replica, quindi. No, tu devi scrivere. Ma ti faccio vedere una cosa, mo scrivo ciao. Io adesso si scrivo ciao nella mia chat. Guarda cosa c'è scritto. Lo so. E quindi tu devi dire. Io ti consiglio di fare così. Perché se sei offline o magari. Cioè offline senza il replica, o magari sei così preso che la chat non la riesci a leggere, almeno uno capisce. Cioè non ti devi mettere lì a scrivere replica, cosa. Fabri, però per me nel mio, almeno nella mia chat, troppe cose diventano poi per gli altri, secondo me diventano logorroi, capito? No, è quello il bot che parla, non è che sei tu. Anzi, lo so, però il bot lo gestisci tu. No, il bot è automatico, tu una volta che l'hai impostato non ti fa più niente, non lo gestisci tu. Tu gli dai le informazioni. Sì, ma dà fastidio agli altri, secondo me. Ma cioè, se uno scrive due cose, poi ci arriva un poema e non riesci a leggere anche tu. No, ma infatti il problema, cioè la questione non è tua. È tu così hai una risposta immediata, cioè non è che ti devi andare a ricordare di attivare il bot la sera. Poi vabbè, poi ognuno diciamo utilizza metodi diversi. Io ti consiglio così perché sei sicuro che almeno se non rispondi e non ti scordi di attivare la risposta automatica, perché se uno ti scrive in replica e non risponde, magari se uno ti chiede un'informazione diciamo ma che se. Ma non risponde e magari non si rende conto che nell'angolino a destra del monitor c'è scritto replica. Non tutti lo guardano, tutti lo vedono che è una replica. Allora perciò io metto il bot, lo metto fisso attivo, perché così sono sicuro che se io sto distratto, magari diciamo così, c'è una replica e qualcuno mi scrive, almeno io l'indomani mattina quando vado nella regia, come si chiama quella cosa là, io vedo che mi hanno scritto dei messaggi, quindi se sono informazioni io scrivo in privato e se una posso dare una risposta gliela do. Sì. E quindi tu stamattina cosa hai fatto in vano? Ho levato un po' di pietre e stavo per arare un terreno, poi sono arrivate 2 ore di live, ho fatto un ride a Brixia. Ah, e basta. E tu non c'eri. Sai che di solito se ti becco a te lo faccio subito. Solitamente stamattina, infatti, un po' più tardi ho iniziato con qualche minuto di ritardo perché ho dovuto fare alcune cose. Abbiamo orari, io e te abbiamo orari praticamente svasati. Quando ci sei tu non ci sono io, quando ci sono io non ci sei tu. Ah, vabbè. Diciamo poi ieri sera tu non t'ho visto, dove eri? Ieri sera hai dormito. Ieri sera mi sono andato a rivedere un po' i tutorial, ho finito di montare anche l'altro. Un attimo solo che mi è arrivata la chiamata, un secondo. Sì. Vai tranquillo. Devo lasciare, amico mio. Vai tranquillo. Ci vediamo oggi. Vai tranquillo. Ci vediamo oggi. Okay? Buona giornata. Ciao a tutti, ciao. Scusami. Ah, ciao. Ciao.
Questa salvata. No, vedi. Oh, ragazzuoli. Ma questi cerchiamo di farlo un po' più ad angolo retto. Anche se no, vabbè, lo stesso. Cerchiamo di dare una curva meno sinuosa, sinusoidale. Oh yes, oh yes. Questo così. Oh ragazzuoli, c'è tanto tanto da raccogliere qua, eh. Ma proprio tantissimo. Assai assai. Il punto, sì, il cosiddetto punto di rottura. Qua dovrei, però questo, forse quest'albero qua dovrebbe essere tagliato, perché non mi fa fare nulla. Però per il momento lasciamo tutto così. Vedremo poi successivamente, che non vorrei togliere troppi alberi da là. Ecco qua. Oh yes, oh yes.
nostro capitano. Cuciniamo i bastoncini, ci mettiamo a mezzo pan. Non ci piacciono per niente, ma non ci mangiamo stessi. Perché se non li vogliamo, i capitano, capitano ci tira pies. Stare a cavallo qua se non ricordo male. Sì. Abbiamo ah no, forse quella si può raccogliere, ok, basta, si può fare, sì, sull'altra striscia si può sempre recuperare quell'ultimo pezzettino là sulla striscia, sull'andana successiva. Sì. Sta venendo tutto sommato un lavoro decente, dai. Non è proprio il massimo, però. Si può anche. Fare, ma può andare. Mia all'interno molto all'andino, il quadro comandi, l'unica differenza sarebbe lo sfondo del display, che qui è rosso e l'andini se non mi sbaglio, e, o è bianco e azzurro celeste, insomma. Canzoncina. Bom, 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 bom. Come buono, come bello. Popanica. Oh, yes. Yes.
queste sono le strisce da intermedia. Ah, ma quindi ne sono rimaste relativamente poche qua. Da raccogliere con la... perché dai, creare l'andata, ok. Facciamo quest'altra qua. Eh sì, si può fare. Oppa. Cioè, alla fine cosa possiamo dire? Che la maggior parte del lavoro che abbiamo fatto è stato quello di creare le andane, e se riusciamo, forse, e dico forse, potremo riuscire anche a portare un po' di palle nella big stalla. Tagliarli tutti gli alberi, ma ne taglierò giusto un paio, quelli che, diciamo così, non mi permettono di poter continuare il taglio dritto. Poi alcuni li lascerò, perché alla fine non è che mi crea chissà quale problema quel punto lì, quindi lascerò tutto così. Ottimo. Comunque questo Mac, come si chiama questo trattore? McCormick, buon trattore. Ho detto, esteticamente mi sembra molto il Landini,
anche un po' la strumentazione interna, le forme esterne mi sembrano simili, voglio dire che sono uguali, però se c'è qualcuno di voi che magari ha maggiori notizie su questo trattore potrebbe togliermi un dubbio, ecco, più che altro se magari lo chassis è prodotto dalla stessa azienda. Fatemelo sapere nei commenti, per voi che state guardando questo video su YouTube e anche voi che lo state guardando in replica qui su Twitch. Come sempre vi invito a passare nel canale, lasciare un bel follow ovviamente e a commentare in maniera educata e pagata, e se avete bisogno di un aiuto, e ovviamente conosco la risposta, sarò ben felice di aiutarvi. Corriamo delle belle andane lunghe, misteriose. Wow. Vai. Ah, lasciamo quella striscia. Poi si ripassa quando l'imballatrice o la macchina raccogli paglia, fieno, erba, e quindi si pulisce il campo o campus. Vabbè, ero completamente dimenticato. Babbo, non fa niente, dai. Anche perché tutto sommato di fieno ce n'è in abbondanza, fortunatamente. Grossi problemi per quel che riguarda il quantitativo di fieno da mettere a disposizione delle nostre mucche, ma anche eventualmente dei cavalli, anche se non l'ho prevista, però magari chissà, più in là potremo anche mettere un piccolo ranch, cominciare a vedere un pochettino se ne vale la pena allevare i cavalli. Per il momento però sono molto più propenso per quel che riguarda
l'allevamento delle mucche, perché ci danno il lattuccio e con il lattuccio ci facciamo tante cose belle, cose belle, cose fresche, cose genuine. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Oh yes. I Piani Bio, azienda agricola biologica al 100%, prodotto italiano dal seme al macchinario che lo raccoglie, anzi sì, ma è tutto cresce sul suolo italiano, nella splendida Umbria, nella nostra amata Italia. Sono prodotti controllatissimi, ovviamente adatti allo spezzamento dei più piccoli, come dice anche lo spot. www.ipianibio.it. un nome e una garanzia. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. Oui, Tiv, carissimo. Bonjour, carissimo Tiv. Buongiorno, carissimo. Come stai? Ben ritornato in Rives, qua. In questo momento stiamo facendo una maxi raccolta di fieno qua. E speriamo anche di poter iniziare ad avviare la stalluccia, quella automatizzata grande grande, che mi è costato un occhio della testola. €720.000 a giù, mamma mia. A che punto sei con la tua farm, Tiff? Hai già acquistato qualche produzione di nuovi macchinari, oppure fai come me che quando arrivi alla cifra giusta investi, spendi, espandi, così ti espandi come dice il grande Macho King. Il motto è Macho King: se non spendi espandi, non ti espandi. Una scioglilingua. Sta venendo meglio sta striscetta qua, caro Tiv. Stamattina ho completato il taglio qua dell'erba, ma mi sono accorto che ho lasciato una bella area di sosta in mezzo a quel grande campo. Però ho detto vabbè, oramai ho già raccolto tanta roba qua, tanto fieno, quindi mi sembrava proprio inutile. Da una parte nel campo piccolino
l'ho raccolta e l'ho tagliata. Invece qua mi sono completamente dimenticato. Capita, capita. Allora, vediamo un po'. Ma ci sono quelle striscette là in mezzo, se non ricordo male. Quelle più strette, ecco qua. Anzi, ci stanno pure queste, quasi quasi. Andano. Oh yes, oh yes. Ribadisco il concetto, non so, comunque ragazzi, io non so voi, ma sto McCormick mi sembra il Landini come quadro di strumentazione, ma pure a livello estetico, togliendo un pochettino quelle che sono i fari, le forme mi sembrano, non dico uguali, ma molto 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 simili. Ragazzuolo, faccio così. Ah, non c'è il secondo. Ui, Drift, buongiorno carissimo, bentornato in Lives, bentornato a casa, babà Drift, babà. Tutto bene, un po' raffreddato, però ci sta. Periodaccio qua. Soprattutto quando entri ed esci da ambienti con temperature diverse. Ecco che ti acchiappa quella piccola botta di raffreddore. Però tutto a posto. A parte questo, che è una stupidaccia, stampa frisca e toast, drift, come si dice nella nostra amata lingua. Ça va très bien. Très 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 bien. Che 3-3-3-3 mi pare che fanno 9. 3-3-3-3-3 per 4. 3x4-12. Com'è andata la tua live? Sì, poi in questi giorni qua, siccome sto andando avanti con la registrazione dei tutorial su Gamecaster, allora la sera non sempre sono presente. Qua abbiamo creato il secondo capitolo sulla saga di Gamecaster. Ieri l'ho registrato, ne ho registrato due episodi, ma uno è uscito ieri, uno uscirà in questi giorni. Non fa attendere perché sto a capire come giocare. Ah, Dunter! Caspito! È bello complicato, c'è Dunter. Io ho visto giocare Brixia. Insomma. Non dico Sniper Elite, però come balistica mi sembra molto molto realistica, I giochi di caccia non sono il mio genere, però diciamo che più o meno apprezzo. Mi raccomando, non spoilerare il finale. Ah, perché Div, pure tu stai giocando a The Hunter. O cacciatore. E lo cattivo.
Oh, non male. Cioè, in pratica ho capito che la saga dei tutorial. Ah, ti riferisci a me, a quella là di Gamecaster. No, non ti preoccupare, non ti spoilerò il terzo capitolo di cosa si parla, non ti preoccupare. Lo scoprirai sicuramente da solo. L'attrezzo di ranghinatura, eh? Non pensate a male. Siamo a buon punto, perché se siamo arrivati nella parte centrale vuol dire che il grosso è stato fatto. Ogus, Lama, Januat, l'Everest, Anzufina, Anderra, la Computer Renka, Lama, Vasluat, tutto quanto. E quindi mo ci andiamo a mettere un po' piano piano e poi ci andiamo a, ovviamente, ma fa e balle i fie e ci ha accattata. Ma avrei pure sì macchinari che c'è via via, che kill che fa l'insilato fa pure un fie, per chi non avesse una particolare familiarità, per chi non avesse una familiarità particolare con la lingua napoletana, ho detto che stamattina praticamente ho fatto fieno a tutta forza, molto fieno, e poi ovviamente ho detto che dovrò provare e vedere se il macchinario che crea le balle di insilato mi fa anche le balle di fieno. Ma se non ricordo male mi sembra che fa le balle di fieno e può fare anche le balle di paglia, se non ricordo male. Vedremo, ragazzuoli. Vedremo se sono, se ha avuto ragione o se pure la mia teoria non è stata proprio una grande teoria.
qua ci allarghiamo, così facciamo la curva dell'andana più larga, meno stretta, quindi teoricamente dovremmo poter tranquillamente prendere l'andana per intero. Infatti quando poi andremo a raccogliere dovremo avere un margine molto ampio di poter creare una curvatura percorribile dal macchinario. Credevo fosse così lunga, ragazzi, credevo che sarebbe stata molto molto più breve, invece aspetta, per questo mi è venuto bene, sta andando, ecco qua, invece effettivamente se fosse stato come ho pensato io avrei dovuto farlo molto prima. Beh, che adesso abbiamo l'attrezzatura che è sottodimensionata, quindi ci sta pure il fatto di dover fare più passate, poi più in là vedremo, se le finanze la permetteranno vedremo di acquistare un ranghinatore più grande.
Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grande Medico Drift, grazie per aver fatto suonare il super spot dell'amico I Piani Bio. I Piani Gaming, che ovviamente è un'azienda agricola nella vita reale che si chiama I Piani, azienda bio. Oula la, Monsieur Moreno, bonjour. Ui, che ho fatto? Ho switchato. Ui, ciao Moreno. Ho fatto uno switch. Buongiorno, carissimo Moreno. Le voilà, Monsieur Moreno, bonjour. Special guest Moreno, DJ Moreno. Come è andata la live ieri? Troppo io. Ieri, siccome mi sono dedicato un po' alla parte dei tutorial che sto creando per quanto riguarda Gamecaster, allora ieri pomeriggio, tra l'altro, avrei dovuto portare Wrench, ma mi sono praticamente soffermato a fare il tutorial. Sta caricando un video, facci la miseria. L'importante è che almeno riesce a portare la missione a compimento. Tocca, mi dire che forse possiamo anche andare a prendere l'imballatrice. Ormai Moreno, ho saputo che sei diventato una superstar. YouTube, quando legge Moreno, ti fa, come si dice, ti fa l'inghino. Così, così dicono, eh. YouTube effettivamente sì, anche a caricare, eh. Ho notato che se tu vuoi caricare un video qua su Twitch ci impiega molto molto meno tempo rispetto a quello che ci impiega per caricarlo a YouTube. Beh, lo stesso video con lo stesso formato, stessa qualità, YouTube ci impiega un sacco di tempo. Beh, che Twitch sicuramente non è come YouTube, che ci sono un sacco di persone. Però ecco qua, facciamo la balla da 180, il 180-90 del mitico Peppe 978, che salutiamo, grande Peppino. Vediamo un po' se raccoglie anche il fieno. Oh, ottimo ragazzi. Ieri eravamo parecchi. Moreno, quelle, come ci ho spiegato pure all'amico Fernbus,
le visualizzazioni, soprattutto durante le live, non sempre sono abbondanti, diciamo così. Dipende anche dai giorni della settimana, dagli orari. E quindi questo l'ho constatato anche, diciamo così, sia sulle visual del mio canale, ma pure in generale delle visualizzazioni dei video che faccio. E quindi ci vuole un po' di pazienza, amore, non sempre riesci a fare un buon raccolto, mo parafrasando farming, come nella vita reale, ecco, simili, però non sai se riesci a raccogliere il 100%. Qua su farming addirittura ti dà il 100 più il bonus. Venerdì, vedo a che ora fa il pomeriggio tardo, sicura, mi ricordo che sono partite, quella così è, mori, certo, te sono proprio a periodi, che a volte ti può andare bene, a volte ti va meno bene, diciamo così. L'importante è avere la costanza di continuare nonostante uno faccia anche un solo spettatore. È importante quello. L'importante è che non si fa zero. Sicuramente il fatto che sei un moderatore di due colossi e conosci due, anzi tre colossi dello streaming, voglio dire, sicuramente questo in qualche modo può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che puoi essere sicuramente meglio visto, però allo stesso tempo poi, come è capitato anche in un altro video insomma, di un altro amico, sì, di due che hai nominato prima, a volte ci sono le critiche esterne e quindi a volte anche invidia, perciò ti dico, alla fine l'importante è che tu continua ad essere una persona rispettosa, poi le persone ti apprezzeranno, devono apprezzarti prima per quello che sei. Cioè, nel mio caso devono apprezzare prima Fabrizio e poi Dab Logistica, o Dablo, come la maggior parte mi chiama. Se non conosci, non so. Esatto, sì. Poi diciamo che non tutti sanno che comunque questo per certe persone è un lavoro e quindi a volte fanno domande, diciamo, al di fuori del contesto, quindi tu magari hai appena iniziato una live e ti dicono quando finisci, cioè è capitato a te, mi pare, no? Cioè, voglio dire, un po' di tatto, magari puoi utilizzare un'altra cosa, però cioè il fatto che uno ti dice sta cosa ti dà l'impressione come se tu non stessi rendendo al 100%, perché poi pare che uno si sta annoiando, allora tu dici, va, ma io che mi sto spremendo e cerco di fare il simpatico quando basta, mi impegno a cercare di interagire e questo mi chiede a che ora finisce. Ah, Stream Deck, quello c'era pure l'amico Kaiman Lorry, pure lui se l'ha trovato. Io se le riesco a trovare a un prezzo decente, perché purtroppo adesso l'hardware in generale, per acquistarlo devi, non dico che devi venderti un rene, ma poco ci manca.
ci sono prezzi assurdi. E poi quello che trovi non sai se è il venditore affidabile, cose, quindi ecco qui. Sto aspettando un pochettino il periodo giusto per poter fare l'acquisto, se lo riesco a trovare. Evito ogni volta di andare a switchare, soprattutto le scene qua. Passaggi fra una scena e un'altra, tipo se devi disattivare la webcam, queste cose qua. Che poi a me alla fine basterebbe quello là, che mi pare 6 tasti, 8 tasti, piccolino però. Che mi servirebbe soltanto per avviare e stoppare la live. E poi cambio scena, queste cose qua. Ma nulla di che. Steam Deck. Bella attrezzatura. Beh, che tu sei un veterano dello streaming, quindi ci sta pure che tu magari sei già molto molto fornito, che comunque sei già rodato del mestiere. Comunque ottimo Stream Deck. Pare che pure Nick, se non mi sbaglio, ce l'ha. Ah! E poi è parecchio tempo che non ci vado a guardare, quindi mi sono perso pure sta cosa. E dice, se non mi sbaglio, pure Nick utilizza lo Stream Deck, che noto che ovviamente quando fa la il cambio scena allunga le braccia, quindi in realtà c'è qualcosa di simile, però è su cellulare, però cellulare, tablet. Il problema è che però non vuole avere una periferica fisica collegata al PC, non vuole averla collegata tramite wifi, cioè funziona, però non è reattiva quanto quella lì fisica, ecco. Ok, Morino, quando vuoi. Ok, andate per qua, tanto sei un amico del canale, a che ora vai in live e cosa porti? Poi se hai bisogno e so darti una risposta, insomma, chiedi. Se normalmente non ne sono, non sono preparato, magari vedo di studiarmi una cosa, almeno di farti sapere qualcosa. Thank you, Moreno. Impressione che qua il fieno mi basterà per parecchio tempo, perché forse, e sottolineo forse, perché sono 10.000 litri ogni balla, ogni rotoballa. Io qua ne ho fatte già 3, 2, siamo già 20-30.000 litri.
Vai su, su, Mac, Cormick, Cormick. Dai su. Abbiamo quasi, dico quasi, quasi fatto il primo campetto. Mamma mia, waiu. Qua ho fatto veramente un numero infinitesimale di litri. Qua secondo me sto bene per almeno un paio d'anni qua. Sempre se il consumo ovviamente è un po' come quello lì di Farming 19. Vedremo, perché al momento, non conoscendo la parte questa qua della stalla automatizzata, non so quanto fieno sia necessario. Suona. Rotola, rotola. Comunque sì, è stata un'ottima idea quella di acquistare questa imballatrice, perché non sapevo, ma poi mi sono documentato e ho visto che si può anche raccogliere anche la paglia del fieno, quindi diciamo che è tutto incluso. Sono riuscito a passare a fianco alla palla. Vai, vai indietro, vai indietro. Ok. Il problema è che se si posa la palla a terra, poi in mezzo potrebbe non farcela a spingere la palla in salita, quindi potrebbe risultare un'impresa impossibile. Mamma mia, quanta
passo con il ranghinatore, ne recupero. E qua mi sa che sarei dovuto passare con il ranghinatore, ma vabbè, dai. No, facciamo così. Ci devo passare con i ranghinatori, questa parte qua, quella striscia temporaneamente la salto, poi me la vengo a lavorare con calma. Sono completamente dimenticato di passare il ranghinatore qua, altrimenti vengo con il sarchiatore o con il rullo. Giusto, il rullo, e vediamo se si riesce a comprimere il materiale qua a terra. Si è completato. Forse qua sì, ok. Ok, iniziamo qua, iniziamo i lavori qua poi. A proposito di OS, OS. A zappa sto, porta la zappa sto, porta la zappa sto. Maurizio, Max, Luigi. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Bene, sì. Allora allineiamoci e scarichiamo, ecco qua. Tanto questo dovrebbe accadere. Anzi, dovrebbe rotolare. Oh, l'ho lasciato. Pizzichino là. Possono andare bene, tutto sommato. Ah, quindi non sono 10.000 litri, ma 9.000 litri ogni rotoballa, ok.
Sono tante. Tante, tante. Oh yes, oh yes. Alright, alright, alright. Arrivate una bella flash bright. That's alright. Very well. Quello che si utilizza su un noto software di editing video. Questa salita qua fa soffrire un po' tutti i mezzi. Poi dopo andiamo a raccogliere le mie palle e le mettiamo nella stalletta apposta all'uscio. Ecco. Prendiamo la curva larga così, facciamo sì che il raccoglitore, la raccoglitrice, non so se si chiama così, abbia e possa raccogliere anche la parte non dritta. Ovviamente ho raccolto l'erba fuori stagione, quindi diciamo che non è stata proprio la mossa giusta, ma siccome volevo iniziare ad acquistare le prime mucche anche qua, allora diciamo così, ho fatto di testa mia. Scaricare ora, togliamo lo scaricamento automatico, altrimenti qua no, l'ho scaricato. Ok, perfetto. Oppla, sono usato.
Forse è meglio fare così. Una volta raccolte due balle, poi le scarichiamo. Approfitto ancora per ringraziare tutti quanti voi per avermi fatto compagnia durante questa live, ma ringrazio soprattutto voi che avete guardato per intero questo video in replica su Twitch e su YouTube. Come sempre vi invito a lasciare un bel follow al canale, mettere un bel like al video se lo state guardando su YouTube ovviamente, e come sempre vi aspetto per giocare insieme multiplayer qui su Twitch. Vi basterà semplicemente essere un follower del canale. Lady, lady, lady Chiara, a che in un ranch ridere ci fai? Oh lady, lady, lady Chiara, anche col trattore non devi mai. Oh lady, 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 oh lady, lady, lady Chiara. Oh lady, 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 oh lady, 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 lady. Error 404. Andiamo bene, andiamo. E adesso mettiamo anche il jingle dedicato a Fernbus 08. Fernbus, quando guidi l'autobus ti ci fa chi confiscia dalle disate, come sai fatto che tu sei Fernbus. Oh yes, oh yes. E salutiamo anche il mitico Fernbus 08. Sul bordo strada là è un po' complicatuccio. Mi sa che usciranno tante tante ballette di fianco, la però ho lasciato la braccia. Ah e beh sì, giustamente se non scarico. Ecco, scarico proprio qua. Completamente dimenticato di questo punto qua. Sono scordato di svuotare il cassone qua. Allora l'unica, diciamo così, chiamiamolo difetto, l'unica pecca delle rotoballe circolari è che bisogna fermarsi per farle scaricare.
a differenza delle imballatrici quadrate che invece scaricano man mano che viene prodotto, viene creata la balla, però diciamo che hanno un costo anche minore le imballatrici, soprattutto questa qui che fa anche da fascia balla ed erba, quindi ci crea l'insilato. E quindi diciamo che ho optato per l'imballatrice circolare perché costa di meno. Direi che forse il fatto che abbiamo fatto le curvature meno strozzate, meno strette, ci sta aiutando da questo punto di vista nella raccolta, perché se fatte troppo strette ovviamente il mezzo non riesce a raccogliere. Quindi di conseguenza lascia dei baffetti di erba, anche se qua il lavoro del taglio non è stato fatto in maniera eccellente, però eccellente e precisa, ecco, non è un problema. Sempre vi ricordo di attivare la campanella per essere sempre informati in tempo reale sulle live o sui caricamenti dei nuovi video su YouTube. Quindi attivate sia la campanella qui sull'applicazione, ma anche attivate le notifiche sul cellulare, così avrete la notifica quando sono in live. Oppure ho caricato, soprattutto nell'ultimo periodo che mi sto dedicando ai tutorial sull'utilizzo del software dedicato al live streaming, ma si possono anche effettuare delle registrazioni. Quindi Gamecaster è un software intuitivo, veloce, leggero, e poi per chi come me è uno streamer, o anche chi lo fa, diciamo, gli piace
creare contenuti in diretta video, ecco, non avrà più il problema di lasciare i file della composizione della schermata fisicamente sul computer, ma basterà semplicemente caricarli. Perché Gamecaster ovviamente li caricherà tutti in cloud, e ovviamente quindi ciò vi permetterà di utilizzare il vostro software anche su un altro computer che non sia il vostro fisico, e quindi diciamo che da questo punto di vista Gamecaster ve lo consiglio. E poi perché avete anche un'assistenza, infatti c'è un server Discord sul quale si possono anche chiedere diciamo così assistenza sul proprio software, e quindi non avrete più da sbattere la testa per cercare come contattare i creatori di un altro software di là e delle live, e soprattutto è leggero, quindi io personalmente ve lo consiglio. Allora, per il momento facciamo queste ultime due balle, poi dopo iniziamo a raccogliere un po' di ballette ed avviamo anche la farm. Iniziamo a mettere le prime mucche nella stalla. Al momento ovviamente acquisterò la paglia, poi paglia e tutto il resto, e poi dopo successivamente andremo a raccogliere la paglia az fungo, come dice Napoli, quindi inizieremo da noi gradualmente, no? Ok, allora direi che questa la lasciamo qua, andiamo a prendere un farm, il carrellone per raccogliere le rotoballe, qua le balle. Ovviamente tutte le mod che sto utilizzando in queste serie le trovate tutte quante nella mod hub ufficiale. Oppla! Oh, le prime fragolette, fragoline e fraulella. Iniziamo così, abbiamo anche la nostra bella stalletta. Per il mare con il nostro capitano, cuciniamo i bastoncini, ci mettiamo la mezzo panna. Ecco qua, posizione operativa, ok, così quando ci avviciniamo alle balle le inizierà già a raccogliere. Mettiamo un po' la vista esterna. Orribile questo cambio. Noi andiamo per il mare con il nostro capitano, ci andiamo ci mettiamo in mezzo al mare, ci piacciono e niente, noi ci mangiamo stesso, perché se noi vogliamo un capitano ci tira questo bastoncini di peruzzo croccanti in corso e mangiamo.
quest'altra qua. Vediamo un po'. Oppla, l'ha presa. Ah, mi aveva detto per scherzare, invece era andata la presa. Oppla. Sì. Oggi cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente, non abbiamo fatto tantissimo, ma direi che è stato un lavoro abbastanza impegnativo. Abbiamo fatto tanto fino, ma se sai, spero che possa bastare almeno per un anno, perché ovviamente poi così facendo io inizierò anche a capire le porzioni e le proporzioni, ovviamente, di materiale da andare a creare, a raccogliere, quindi di conseguenza riuscirò a capire quanto materiale effettivamente ci vuole per far funzionare la stalla automatizzata, quella con il robot, e soprattutto quanto fieno, tutte queste cose qua, e giù è tutto da vedere. E questo è una mod del carrellone autocaricante che la trovate ovviamente nel mod hub ufficiale. Eccole qua. Secondo me questi sono 2x9 18, sono 180.000 litri qua. Non di più. Sì. 180.000 litri. Lascio ovviamente l'imballatrice lì sul campo, perché poi servirà per continuare la nostra raccolta. Oh yes, oh yes, mi sembra di non vedere balle qua. Ah, stanno là le balle, eccole là. Due stanno qua. Allora, quasi quasi libero queste qua, perché se devo ripassare con il mezzo, oh là, ah, è pieno. Ok ragazzi, allora io direi di andarla a scaricare il cassone. Acquistiamo i nostri primi animaletti, le nostre amiche mucche su questa, anche in questa serie, anzi salviamo, ecco qua, salviamo. E che poi continueremo a lavorare qua, visto che c'è ancora da completare il lavoro della raccolta del fieno, è sempre meglio ultimare i lavori. Quindi adesso acquisteremo la paglia, acquisteremo il mangime minerale, ovviamente le mucche, e metteremo in funzione la stalletta. E diciamolo pure che dopo tanti sacrifici finalmente possiamo gioire di questo. Ah, ovviamente non lo fa fare perché giusto manca l'insilata. Allora quasi quasi mi faccio una cosa, acquisto sia la paglia e l'insilata, perché così sono sicuro che non lascio gli animaletti. Oh, che ho fatto? B reset. Ci ho sbagliato, mi sono ricordato dopo che devo. Ok, raccogliamo tutto.
andiamo ad acquistare tinsilato e paglia. Allora, mettiamoci dritto adesso. Mettiamoci drift. Allora, si fa Y, scarica balle, poi... Ecco qua, vedi? Ah no, questo però... Ah, si fa, ok. Avviciniamoci un po'. Allora. Così. Ah, così deve andare così. No, troppo storto. Ecco qua, così. Vai dritto. Vai dritto, vai dritto, vai dritto. Così. E lascia. Ecco qua, raga, suoni. No, effettivamente mi sa che abbiamo fatto una grande scorta di fieno, eh. Vediamo, mai abbondare che per il momento non so quanto va a consumare questa sala. Quindi, ragazzuoli, mai abbondare. Volevo metterla in un angolino, ma questo mi sa che... Infatti no, no. Mettiamola spavaranzeta. Ottimo il carrellino autoload che ci fa risparmiare un po' di tempo. Ovviamente chi vuole fare la cosa con maggior realismo, ovviamente non va ad utilizzare l'autoload, ma va a utilizzare la forca carica. La forca. Adesso andiamo a prendere il silato. E anzi, prendiamo prima la paglia che mi serve. Ora non so quanti migliaia di litri ci vorranno. Allora, no frumento, abbiamo detto. No razione mista, no cippato e insilato, sì. 11.000 litri, ok. Oh, le galline stanno anche iniziando a produrre le uova. Ah, ma dove sta scaricando? Il silato si scarica di là, si scarica. Ecco qua, iniziamo a scaricare l'insilato. Allora, vediamo un attimo le proporzioni, quali sono. Mamma mia, quello qua. Andiamo a prendere un altro paio di carichi di insilato. Ho preso il rimorchietto questo piccolino, perché in realtà stavo utilizzando e devo utilizzare l'altro mezzo, quello più piccolino. Ragazzi, quanto mi sta costando? Ma è quanto mi sta costando? E vabbè, poi ne recupereremo sicuramente con le produzioni. Per il momento va bene così. Ovviamente io lo dissi a quelli che mi dicevano: Dab, ma tu quindi perché non investi tutti, cioè tutti questi soldi, ma tu non li investi? Ho dovuto spiegare loro che mi sarebbero serviti a fare altro, ovviamente. Allora, ora faccio una cosa.
siccome qua ci vuole, come carichiamo la paglia? Ah, la paglia costa di meno. Allora, ma devo fare una cosa però. Devo andare a prendere. Devo venire con il cassone quell'altro grande, perché altrimenti con porzioni così piccole si finisce più di scaricare. Caricare e scaricare. Ok, allora questo lo metto qua. Ecco qua. Andiamo con questo cassone bello grande grande. Facciamo carichi abbondanti. Ecco qua. Altrimenti non inauguriamo mai la sala. Quindi oggi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto tanto fieno, abbiamo acquistato anche l'insilato e la paglia, ovviamente per avviare. Abbiamo acquistato, acquisteremo le mucche finalmente. Insomma, abbiamo, oggi abbiamo dedicato la missione alla creazione di tutto quello che ci serve. Allora, cosa importante adesso, prendiamo anche gli accessi che ho creato da me, e dovrebbero essere abbastanza agevoli da salire. Ok, questo è andato. Scendiamo per di qua e risaliamo leggermente sballottante, però ok. Qui ho dovuto fare diversi lavori di livellamento. Oh, questa, la palla addirittura mi è caduta qua. Oh, capparoggero. Quindi paglia. Poi se normalmente ci avanza, la mettiamo nel silos multifrut, non è un problema. Allora, paglia, alza full. Tanto, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Ah, 1500, non credevo di più. Credevo che mi avrebbero praticamente... Oh, ecco qua, adesso dobbiamo scaricarlo qua. Lo andiamo per il mare con il nostro capitano. Sono più di 40.000 litri qua. Vediamo un po'. Sono... sì. Ci sono avanzati. Oh, capparoccio. Allora, scarichiamo questo silos. Andiamo a prendere l'insilato, tutto quel ciò che ci avanzerà ovviamente lo metteremo qua nel silos multifruit. Molto più avanti.
allora abbiamo preso questo, ma dobbiamo prendere l'insilato. Questo qua ci farà male, male, male. Eventualmente questa, una parte di questo lo andiamo a vendere. Aia. Se dovesse avanzarci, andiamo a vendere al biogas. Anzi, che se me lo conservo, perché... Vediamo. Lo metto nel silos, ma deciderò con calma. Però ce l'ho. Ci vuole ovviamente per l'insilato, rispetto al farming 22, ci vuole molto ma molto più tempo per farlo fermentare. E qua l'insilato si piglia. Qua mi sa che ci vorranno. Allora adesso prendiamo un mangime naturale, come si ha? Minerale, mangime minerale, e facciamo come ho fatto per l'altra mappa, per la zappa la prendiamo coppie da 3. Mucche per ogni tipo, già adulte le prendiamo. Mamma mia, voglio che buco un biglietto mi ha fatto 30.000 euro. Ma qua ci vuole la fabbrica. Sì, ragazzi, qua ci vuole la fabbrica, quella per creare la factory, cosa, perché via ragazzuoli. Forse abbiamo fatto il pieno, vediamo. Beh, effettivamente ok, quindi era 38.000 litri di mangime minerale, ok. Anzi, o Kevin, come dice il mitico Macho King Ali, Macho King Ali, Macho King Ali. Questo lo mettiamo qua. Lo prendiamo un altro po' di insilato. Così ci assicuriamo di avere, diciamo così, di materiale pronto, nell'attesa ovviamente che poi, una volta fermentate le balle, poi si trasformeranno in insilato e quindi non avremo più bisogno di venire ad acquistare. Ah, questo sono 51.000 litri. C'era comunque il trattore là, danno fastidio, esagerato. 50.000 litri, quindi qua ci vuole veramente un sacco di insileto. Qua c'è una nuova SSI, ora acquistiamo gli animalozzi qua, anzi l'altro carico di insilato lo farei, tanto
ci tornerà sempre utile, quindi noi volendo potremo. Sempre. Poi qua mi devo organizzare su dove mettere la vasca per il liquame. Forse qua a fianco si potrebbe anche fare. Siccome non devo entrare con il carrellone. Ehi. Ci manca solo che si incastra. Ecco qua. E il fatto che il carrello c'ha le ruote sterzanti dietro è un po' arrombiscato. Come si fa a bloccare? Scarichiamo questo insilato e se dovesse avanzarci ovviamente lo andiamo a vendere. Oh, è pieno, ok. Perfetto, allora arrivati a questo punto, visto che è così, acquistiamo i nostri animalozzi. Poi la lettiera la faremo con calma. Abbiamo detto, ne prendiamo 4 di svizzere, quattro Holstein, poi 4 Angus, ci diamo dalla pazza gioia, wayu, e poi ovviamente 4 limousine, compra, e io pago. Allora, ed eccole qua. Adesso facciamo scorrere. Facciamo avanzare il tempo veloce. Così facciamo attivare il robottino. Andiamo, andando vi faccio vedere un po' il pratino qua che ho dovuto livellare un pochettino, smussato. Qua è un po'. C'è un po' un angolo a toretto, però diciamo che è abbastanza morbido, non è netto. Allora ragazzuoli, adesso usciamo da qua e facciamo passare subito un'oretta, così si attiva il macchinario robottino. Oh, intanto sta nevicando, ecco qua. Ed ecco che il nostro robottino va a prendere i vari ingredienti. Insilato. Poi andrà a prendere la paglia. Ah, le balle stanno fuori dalla cosco, quindi devo ricordare di spingerle più all'interno. Prende questo, quindi le balle da 180 sono più che ottime. 24 balle, effettivamente 24 in seguito, insomma non si vede questo. Eccolo qua. Adesso il robottino esce e va a farsi il giretto. Robottino, che fai? Ah, ok.
Le galline come stanno? Ok, le galline in barca stanno ben 100% di salute. Grandi gallinelle. Adesso il macchinario. Lely, ci pensi tu? Allora, se non ricordo male, arriva in fondo, gira, perché lo scarico, il lato di scarico ce l'ha sul lato sinistro. Avrebbe potuto fare anche qui, staranno a mangiare. Ecco qua, e adesso sta iniziando a riempire la mangiatoia qua, però non vedo niente qua. Ah, perché giustamente lui, il computer fa il calcolo in base al peso, queste cose qua, insomma. Ora non ricordo dove che l'ho sentito, mi pare in un video su YouTube di un'azienda agricola che si chiama Le Rogaie, e hanno anche l'allevamento, ovviamente. Mandiamo lo spot dei piani. Azienda bio al 100%. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie mille a tutti. Allora, la live termina qui. Questo video sarà disponibile in replica su YouTube sabato a mezzogiorno. Per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Quindi l'appuntamento è per domani mattina, sempre con Farming Simulator 22. Stato a puro, aiuto, ciao! Za pastom, lad za pastom, orta, lad za pastorta, Maurizio, Max, Luigi, oh yes, okay.